problema a monte nel quale io ho lavorato in questi anni, non con finalità politiche, ma cercando un po' di fare da tramite, da ponte tra tutta una serie di organizzazioni, di movimenti. Io sono andato ovunque fossi stato invitato, senza nulla a pretendere, a cercare insomma di capire quali fossero le ragioni, conoscere le persone, conoscere soprattutto i sostenitori. Quindi questa volontà c'è stata almeno da parte mia fin dall'inizio. Il problema è che noi tutti pensavamo di dover andare a votare in primavera, quando poi all'improvviso il governo Draghi è caduto per motivi secondo me fittizi, nel senso è stato un crollo, diciamo, come si dice nei palazzi, no? La demolizione controllata del governo Draghi, proprio per non dare acqua alle formazioni antisistema, soprattutto in vista dell'autunno, soprattutto in vista dell'aumento vertiginoso dei costi del carburante, della follia di mandare armi in Ucraina, nella possibilità poi di rimettere in piedi il Green Pass in autunno. Quindi, quando mai, insomma, dover sostenere una situazione di questo tipo con il magnifico Draghi, che io definirei piuttosto sua mediocrità, perché come politico io lo giudico alquanto mediocre, insomma, non sarebbe stato facile e chiaramente le forze antisistema sarebbero potute crescere ulteriormente. Facendo crollare così all'improvviso il governo Draghi, tu in qualche modo hai lasciato in braghe di tela tutti i movimenti antisistema. Li hai costretti a trovare delle sintesi politiche in fretta e furia, e io sono all'interno di una lista politica di ampia coalizione in cui ci sono diverse formazioni politiche. Io da indipendente non entro nel merito, ma vado ad ascoltare. Quindi, tra l'altro, non mi aggiungo a quelli che vogliono avere voce in capitolo, se no non se ne esce vivi. Quindi hai 7, 8, diventa un'incubo quindi non è che alla fine dobbiamo che alcune di queste formazioni antisistema hanno tutti i titoli e tutte le possibilità di entrare in Parlamento. Io sono assolutamente convinto, ma non perché sono qui davanti a te, ma perché lo penso veramente, che noi entreremo in Parlamento con un po' più di tempo, un po' più di calma, sarà facile organizzare a quello che sarà, secondo me, un nuovo governo di larghe coalizioni, con la possibilità di avere Draghi un'altra volta in sella. E quindi io la vedo sostanzialmente così. Quindi in questo momento si va divisi, perché, ma non perché ci sono differenziazioni ideologiche, ma perché non vi è stato il tempo di trovare una sintesi. Successivamente si potrà combattere uniti. Da parte nostra non abbiamo mai speso una parola contro gli altri movimenti antisistema, quindi nessuno potrà trovare una riga da parte nostra contro le altre forze politiche. Da parte mia c'è grande stima nei confronti di persone che sono, diciamo, arruolate, che sono, diciamo, candidate nelle altre liste antisistema. Io spero di poter lavorare dentro e fuori del Parlamento con molti di loro, quindi penso che i fatti non possano negare nulla in tal senso. Ciononostante, dico che comunque essere in una coalizione comporta delle difficoltà. Quando sei da solo, decidi in autonomia di assumere le tue responsabilità. Quando sei in coalizione, devi accettare dei compromessi. Le larghe coalizioni necessitano un'accettazione di compromessi ancora più grandi. E questo bisogna tenerlo ben presente. Noi siamo stati criticati in questi giorni per scelte appunto di coalizione. Ah, Tizio ha detto quello, Caio ha fatto quell'altro, Ingroia ha candidato la Lollobrigida, quell'altro ha fatto durante il Green Pass quella dichiarazione. Allora, se vogliamo fare i duri e puri, la coalizione non è possibile. Se vuoi fare la coalizione, devi mettere in preventivo che non tutto sarà perfetto e che ci saranno delle sbavature. Questo è inevitabile. Compagnia di Daniele Sepe, grande musicista, grande intellettuale, diciamo, una delle voci sempre fuori dal coro, che in questi 2 anni non ha, diciamo, avuto peli sulla lingua. E durante l'intervista abbiamo fatto proprio un'analisi di questo mondo della sinistra che sostanzialmente si è perso per strada, no? Vedo
Ti ricordo che Daniele Sepe è figlio di partigiano, la madre è stata fin da ragazzina esponente del Partito Comunista. Daniele Sepe anni fa scriveva per il Manifesto. Insomma, e oggi viene accusato di essere un fascista, un rossobruno, semplicemente perché ha allargato l'orizzonte delle analisi e non si è fermato alle etichette, non si è fermato alle figurine, insomma. E oggi quel mondo è questo mondo qui che sostanzialmente si è perso per strada. Come tu hai giustamente detto, è un mondo che tende a criminalizzare l'individuo, qualsiasi colpa è sempre individuo. Ci sto adesso, se c'è l'inquinamento, è colpa della tua pasta. Te lo dici, io c'ho una moto che tiene 30 anni, dice adesso io so il problema, so io, no? Le navi da crociera che stanno qui nel Golfo ormeggiate e che per tenere i gruppi di continuità accese continuano, no, a buttare fuori questi gas di scarico. Avevano messo le centraline per il controllo lì al porto, poi hanno capito bene che era meglio spostarle altrove, perché chiaramente con quelle imbarcazioni che buttano fuori in continuazione gas di scarico non era il caso, perché poi magari qualcuno poteva fare polemica, no? E lui raccontava anche, mentre facevamo colazione, che una volta si è ritrovato a camminare con una compagna di un centro sociale. No, dopo la caduta del governo Berlusconi, e quella diceva: meno male che adesso viene Monti, almeno lui è una brava persona. Cioè, quindi il mondo della sinistra, purtroppo, cosiddetta sinistra, purtroppo è questo. Sono per lo più analfabeti politici, gente che ancora gli piace vestire l'abito del ribelle, ma l'abbiamo visto pure dopo 2 anni di pandemia, che tipo di ribellione sono riusciti a manifestare lì nei centri sociali. A Napoli andavano in giro scafandrati con la mascherina di Decathlon, quella per fare la subacquea, lo snorkeling, con la tuta da pittore a fare i tamponi gratuiti alla gente, quindi a terrorizzare ulteriormente una popolazione già terrorizzata. Quindi, e poi pure sull'analisi politica hanno appoggiato tutte le rivoluzioni colorate, tutte le primavere arabe, quindi non hanno capito minimamente, no? Quello che stava succedendo. Quelli come noi invece hanno mantenuto dritta la bussola, che era quella dell'antiimperialismo, che poi alla fine è e rimane la base di tutto. Quindi noi, dal punto di vista d'Italia Sovrana e Popolare, se mi si consente dire una cosa, per fortuna, ed è l'aspetto che io trovo veramente più interessante, abbiamo superato certi steccati ideologici. Il che non vuol dire che l'ideologia non è importante, il che non vuol dire che bisogna annacquare, no, concetti che diciamo sono consolidati, ma il fatto di non rimanere incastrate nelle finte categorizzazioni, che poi di fatto sono quelle che sono state create, che vengono implementate, che vengono alimentate dai soggetti imperiali, no? Quando noi vediamo Letta e la Meloni, no, che si danno la palla l'uno con l'altro, no, questa opposizione controllata. Letta che gli dice alla Meloni, a Salvini, voi siete del partito di Putin, e questo gli serve sostanzialmente per fargli recuperare voti rispetto al loro elettorato, perché tanto chi vota Letta non voterà mai Salvini, mentre comunque rispetto all'elettorato di Salvini una posizione, capito, diciamo ambigua nei confronti della guerra, una posizione ambigua nei confronti della Federazione Russa gli fa perdere l'elettorato. Allora a quel punto interviene Letta che gli dà l'assist, no? E gli fa riprendere voti. Stesso discorso, no, lo possono fare la Meloni e Salvini, magari facendo la boutade sui migranti, no? Così tanto il loro elettorato è a favore, quegli altri si sentono gasati perché dice: vedi, noi rappresentiamo quelli che difendono i diritti dei migranti. Quindi gli butta lì l'assist e gli fa recuperare voti. Ma è chiaro che stiamo parlando di finti balletti, di un teatrino che poi alla fine non cambia nulla, non sposta nulla, perché poi te li ritrovi tutti insieme appassionatamente come compagnucci di merende al meeting di Comunione e Liberazione, no? A fantasticare magari del ritorno del venerabile Mario. Quindi, che dire, io non oramai sulla cosiddetta sinistra non ho più nulla a sperare, io la ritengo assolutamente parte del problema. Devo dire che l'analisi che ha fatto Rizzo, diciamo, il salto che ha fatto Rizzo, secondo me è diciamo, è quasi un gesto d'avanguardia, cioè capire che oramai rimanere all'interno di quel recinto non farà altro che è come correre con una palla al piede, è come correre col freno a mano tirato. Cioè noi dobbiamo pensare di liberare le energie, tutte quelle che ci sono positive, a destra e a sinistra, senza finire in soggetti macchiettistici, caricaturali di estrema destra e di estrema sinistra, e capire che in questo momento non abbiamo una.
battaglia più importante da fare, che il nemico è un mostro che produce denaro, che produce, diciamo, che ha infiltrati ovunque, che ha in mano tutta la macchina propagandistica, e contro quel, diciamo, un mostro bisogna agire compatti senza stare a vedere, troppo nel dettaglio la storia politica di chi sta a fianco a te in trincea, come facevano i nostri nonni durante la prima guerra mondiale. Perché io lo ripeto per l'ennesima volta, qui non è se la guerra scoppia o non scoppia, la guerra è già scoppiata. Per ora è una guerra a bassa intensità, ma la guerra è già scoppiata. Le guerre in genere finiscono quando c'è un vincitore. Quindi finché non ci sarà un vincitore, noi andremo avanti così. E questo si prospetta essere un conflitto che è fotocopia di quello che noi abbiamo visto in Siria. Conflitto che durerà 10 anni, fatto fino all'ultimo ucraino, fino alla distruzione di tutte le infrastrutture per logorare la Federazione Russa. Io mi tocca dare una brutta notizia a chi tenta di fare questo tipo di operazione. Perché per la Russia questa è un'operazione vitale, quindi la Russia chiaramente non può tornare indietro. Per il momento sta combattendo con un braccio legato dietro la schiena. Nel momento stesso in cui tirerà fuori anche l'altro braccio, per il popolo ucraino saranno dolori. E quindi io penso che chi abbia veramente a cuore la sorte di quei ragazzi che stanno morendo a decine di migliaia non possa che volere una posizione neutrale di mediazione da parte dell'Unione Europea, visto e considerato che dagli Stati Uniti, e in particolare dalla Gran Bretagna, dove oggi noi abbiamo la Truss, che è un falco, una specie di Hillary Clinton imbruttita, non avremo mai nulla di positivo, nulla di buono. Quando la politica non parla di un tema, vuol dire che quel tema è scomodo e che non porta consenso, ma in realtà porta, diciamo, perdita di consenso, perché è evidente a tutti che oggi la stragrande maggioranza della popolazione è contraria a qualsiasi tipo di intervento diretto e indiretto dell'Italia in particolare, ma anche dell'Unione Europea in questa guerra, perché, diciamo, movimenti di protesta in questo momento non sono, o modi di protesta o espressioni di protesta, sondaggi negativi non sono solo in Italia, in tutta Europa. Abbiamo visto le manifestazioni in Repubblica Ceca recentemente, dove c'erano 50-60 mila persone, si sono riversate in piazza per contrastare, diciamo, la presa di posizione del loro governo e dell'Unione Europea rispetto alla questione ucraina. Io ricordo, come tu hai giustamente detto un minuto fa, la posizione dell'Italia è stata una delle posizioni, forse la posizione più netta e più dura nei confronti dell'intervento e dell'invio di armi da parte dell'Italia in Ucraina. Ma lo stesso discorso è valso per la pandemia, no? Diciamo, provvedimenti presi dal governo Draghi successivamente e dal governo Conte prima sono stati tra i più draconiani, tra i più catastrofici, tra l'altro, rispetto a tutti gli altri provvedimenti presi in Europa e direi anche nel resto del mondo, se non andiamo a considerare realtà ancora più bizzarre di quanto non possa essere bizzarro il nostro paese, no? Quindi il Green Pass per lavorare, un lockdown folle in cui la gente non poteva uscire di casa e doveva essere sequestrata, coprifuoco, insomma, delle prese di posizione che in altri paesi sono state molto più blande, in molti casi solo di facciata, nel senso le hanno messe e poi non l'hanno fatte, diciamo, rispettare, quanto, sicuramente non con la ferocia e la determinazione con la quale sono state fatte rispettare in Italia, no? E quindi io aggiungerei a quello che tu dici giustamente che anche la questione del Green Pass oggi è molto sfumata, no? La stessa Meloni che fino all'altro ieri incensava il Green Pass, lo proponeva come metodo per superare la pandemia, come metodo per, diciamo, ritornare a vivere in sicurezza, no? Come veniva detto. Insomma, ma anche lo stesso Salvini, cioè questi partiti che hanno appoggiato, no, questo tipo di provvedimenti liberticidi e folli, oggi glissano, fanno finta di nulla, non ne parlano. No? Lo stesso discorso, giustamente, come hai detto prima, vale per la guerra, perché è chiaro che oramai la popolazione è satura, non ne può più di questa situazione, e quindi andare a toccare questi argomenti è elettoralmente controproducente. No? Io dico sempre, c'è un motto che dice una pecora la puoi tosare diverse volte, ma la puoi scuoiare una volta sola. Cioè, su Green Pass la pecora è già stata scuoiata, e quindi tosarla nuovamente la vedo difficile. Per questo motivo, che secondo me il motivo dei lockdown, comunque delle restrizioni future, saranno più forse dovuti a dei blackout che potranno verificarsi nell'immediato futuro. Questo è il mio timore.
penso che quello al quale noi stiamo assistendo e al quale noi abbiamo assistito è un rimpasto di governo mediato da un passaggio elettorale. Conte si stava mostrando non troppo determinato, troppo titubante, troppo ambiguo, quindi necessitava il governo Draghi, insomma, necessitava di far uscire Conte e di far entrare dentro la Meloni, no? Solo che questa cosa aveva necessità di avere un passaggio elettorale. Quello che io immagino è finalmente, tra virgolette, la ricostituzione di quello che è il Partito Liberista Italiano, no? Il Partito Liberista che consiste in un'ala destra che è quella della Meloni, in un'ala sinistra che è quella di Letta, perché diciamo che la formazione più normale che può governare in Italia è appunto la formazione che racchiude questi tipi di partiti, con anche la Lega del Corso Giorgetti che posso appoggiare. Forza Italia rientra pienamente, no, in questa diciamo ottica, e a quel punto Draghi godrebbe di un'ampia maggioranza liberista, guerrafondaia, attraverso la quale poter anche agire sulla riforma della Costituzione in chiave presidenzialista, no? Perché il vero gomitato di pietra di queste elezioni e del prossimo governo è la svolta presidenzialista del nostro paese. Io ricordo, no, che qualche anno fa, oramai sono passati quasi 40 anni, no, quando è stato scoperchiato il verminaio della loggia P2, no? Io ricordo il termine esteso, loggia propaganda 2, no? Questo termine, la loggia P2, che si proponeva appunto di occupare tutti gli spazi democratici, di infiltrare come un parassita le istituzioni, ma soprattutto il mondo dei media, di cui il nome Propaganda 2, che aveva stilato un piano di rinascita democratica del nostro paese, che prevedeva appunto tra i vari, diciamo, elementi dell'agenda la svolta in senso presidenziale del paese. Se noi andiamo lì e andiamo a vedere questi punti del piano di rinascita democratica di Gelli, li possiamo vedere spuntati a uno a uno. L'ultimo punto che manca è quello della svolta presidenzialista. Io penso che il governo Meloni, Salvini, Berlusconi, ma anche io penso alla fine Letta, potrebbe essere il governo che porterà a compimento l'ultimo punto del piano di rinascita democratica di Licio Gelli. Io ricordo che in una recente intervista, prima di morire, Licio Gelli a Repubblica disse: più guardo i giornali, più ascolto la televisione, più mi rendo conto che ciò che io avevo scritto 30 anni fa si sta realizzando. E di questo bisogna rendergli, diciamo, perfettamente atto. Hanno preso completamente il controllo dei media, manu militari, hanno preso il controllo, diciamo, di tutti i corpi intermedi, che oramai sono, diciamo, delle caricature, delle scatole vuote rispetto a quello che dovevano essere, sarebbero dovute essere, sono state in qualche circostanza. Hanno preso il controllo delle scuole, dell'università, adesso addirittura si fantastica di avere un'istruzione obbligatoria che va dai 0 ai 18 anni, che è un vero assurdo, che è un abominio, almeno per quanto io ritengo e posso pensare. Hanno preso il controllo di tutta la burocrazia di Stato, sostanzialmente, e quindi di fatto io penso che noi viviamo già in un regime di autoritario, o al limite la possiamo definire una democratura. A me capita di incontrare delle persone, di aver parlato con intellettuali, medici, politici, musicisti, pittori. No, in camera caritatis, quando sei da solo, ti dicono: ti prego, vai avanti, tu hai coraggio, porta avanti la tua battaglia, anche per noi che non abbiamo il coraggio di esporci. Perché poi questo sentimento, no, antisistema, questo sentimento di contrasto contro questa torsione autoritaria del nostro ordinamento è un sentimento assai diffuso. Il problema è che molte persone tengono famiglia, hanno paura di esporsi in prima persona. Parlando con artisti come Daniele, no, ma non solo lui, l'altro giorno parlavo con Andrea Ra, l'altro giorno ho intervistato Gioele Valente, che è un altro musicista, no? Nell'ambiente c'è grande condivisione dei temi, però poi alla fine, quando vedi le esternazioni, che sono tutte allineate e coperte, e nessuno ha il coraggio di manifestare le proprie opinioni in pubblico, no? Vanno avanti le teste d'ariete ad aprire un barco, sperando poi successivamente di infilarsi dentro, no, e di ottenere i vantaggi rispetto a chi poi alla fine si è esposto. Io, per carità, io non mi sono mai tirato indietro, la mia carriera, diciamo, professionale è lì a testimoniarlo. Non so se avrò una carriera politica, ma io di sicuro, se avrò una carriera politica, sarà in tutto e per tutto analoga, identica a quella che è stata la carriera professionale. Cioè, a me quello che mi passa per il cervello poi alla fine passa per la bocca. È inevitabile questo.
la mia natura, il mio modo di fare. Io non riesco, non posso star zitto una volta, posso star zitto due volte, ma la terza volta ti devo dire quello che penso, no? È una questione di carattere, non è una questione né di opportunismo né di stupidità, è una questione che io quello che penso lo dico. E mi piacerebbe vedere accanto a me tante altre persone di qualità, di talento, che allo stesso modo quello che pensano lo dicono, e non che stanno zitti oppure che fanno i finti ribelli, che fanno gli anticonformisti canonici, no, omologati. Mi piacerebbe che le persone che hanno voce in capitolo, che hanno seguito, che hanno grosso peso rispetto alle masse o ai gruppi di riferimento, prendano, diciamo, il coraggio a due mani e che gettino il cuore oltre l'ostacolo. Però, come diceva, faceva dire Manzoni a Don Abbondio, il coraggio uno non se lo può dare. Questo purtroppo è un dato di fatto.